Vai. Allora. Iniziamo, ok. Tra monopolio e concorrenza perfetta. La concorrenza imperfetta si riferisce, questo è solo un telecomando che serve per mandare avanti. Si riferisce a quei mercati, a quelle strutture di mercato che ricadono tra la concorrenza. La concorrenza perfetta e il monopolio puro. Aspetta, perché non so se io sono a boom e non so se faccio bene queste cose. Allora, allora la concorrenza imperfetta include industrie nelle quali le imprese hanno competitori, molti concorrenti, ma non troppo. Sì. Non hanno troppa concorrenza che non tanta concorrenza quanto le imprese price takers. Vai. Okay. Quali sono i tipi di mercati con concorrenza? Oligopolio. Oligopolio. Cos'è l'oligopolio? Passalo dietro. Dove lo passo? Dai, veloce però. Ora impariamo, andiamo veloce, dai. Vai, oligopolio. Sono alcuni venditori e ciascuno offre un prodotto simile, un identico prodotto agli altri. Vai. Concorrenza monopolistica. Molte imprese che vendono prodotti che sono simili ma non identici. Ecco, quindi la differenza, vedete la differenza, è già qua, nel prodotto. Mandalo pure avanti, basta. La differenza è nel prodotto, va bene? Prodotto simile e quindi o prodotto diverso, quindi è il grado di sostituibilità tra i prodotti. Nell'oligopolio abbiamo pochi imprese che vendono però tutte lo stesso prodotto. Nella concorrenza, la parola concorrenza evoca molte imprese, però monopolistica perché le imprese hanno un piccolo grado di monopolio. Perché? Perché il loro prodotto è un po' diverso rispetto agli altri prodotti. Per esempio Samsung e Apple sono oligopoli. Samsung e Apple sono oligopoli, perché vendono essenzialmente gli stessi prodotti e ci sono solo delle grosse imprese che vendono. Questi chiaramente sono tipi ideali, perché poi ci sono cose un po' miste, cioè c'è un oligopolio dove ci sono magari tante grosse imprese e poi ci sono piccole imprese, ok? Però a grandi linee questi sono tipi ideali. Vai. Quindi questo dice, vedete? Guarda. Numero di imprese. Un'impresa. Come si chiama? Monopolio. Campo e chat e la superiore. Esempio, l'acqua del rubinetto, la TV via cavo, vai, avanti. Più firme. Poche imprese. Poche imprese. Vabbè. Cosa c'è con le imprese? Io. Cosa c'è con le imprese? Oligopolio. Oligopolio. Cioccolata, benzina. Benzina. Bravo io. Allora. Un po' di imprese. Un po' io. Molte imprese. Più che poco, molte imprese. Tipo il prodotto. Prodotti differenziati. Competizione, concorrenza monopolistica. Ad esempio, libri e ristoranti. Stessi prodotti, prodotti identici. Concorrenza perfetta. Dato che ci sono pochi venditori. Dire qualcuno più.
aspetta. Un aspetto centrale. Appunto. È questo tra la cooperazione e l'interesse, diciamo, individuale. Aiutami che non so l'inglese. Come si va avanti? Ah, qui. Le caratteristiche di un mercato oligopolistico. Pochi venditori offrono prodotti simili o identici, industrie interdipendenti tra loro. Le imprese sono interdipendenti. E le imprese sono? Alle imprese stanno meglio, guadagnano di più se collaborano, cooperano. Collaborano, tuttavia, vai avanti te. E si comportassero come un monopolista. Però, cosa fa un monopolista? Producendo una piccola quantità di output e praticando un prezzo al di sopra del costo marginale. Può andare a pigiare qua, ok. Sì. Ok, un esempio di due polio. Non c'era nulla prima? No. Sì? No, questo è tuo. No, cosa ho fatto? No, c'è dopo questo. Esempio di duopolio. Ok, il duopolio è un oligopolio che ha solo due imprese. Questo è il tipico esempio del più semplice dell'oligopolio. Ancora. No, aspetti. No, va. Che quelli che sono azzerri di matematica, cosa che non va per voi, ma questo sempre qua. Questo lo dice lui. Il prezzo è 120 meno Q. Allora siccome dice cosa vuol dire 120 meno Q e fa tutto l'esempio. Quando Q è 110, però penso che ci arrivate a questo. Vai. Costo totale 500. Vai avanti. E anche i costi totali. Il profitto. Vedete, infatti, allora, domanda. Quant'è che il profitto è massimo? Si vede da questa tavola. Guarda, la quantità è 60. Vai, ora provate a farlo. Aspetta, lì porto il piano. Provate a calcolare se è vero il monopolio. Lo sapete fare, no? Grazie. Allora, cosa bisogna fare? Monopolio? Quanto è arrivato il costo totale? Zero. Quindi il ricavo marginale verso uguale a? Zero. Quant'è il ricavo marginale? Siccome la curva è lineare, il ricavo marginale è 120 meno? 120 meno 2Q. Vi ricordate la pendenza doppia? Ok? Quindi 120 meno 2Q uguale a 0, 120 meno il doppio di Q è uguale a 0, 120 deve essere uguale al doppio di Q, Q uguale 60. 60. Bene? Ora provate a capire perché il ricavo marginale è dato da 100 meno 2Q, calcolate il ricavo marginale. Avete capito cosa dovete fare? Quant'è il ricavo totale? P per Q, quindi 120Q meno Q al quadrato. Quant'è la derivata di 120Q meno Q al quadrato? 120 meno 2Q. A posto, non c'è bisogno di scrivere niente. Ritorna. Cioè, ora potete scrivere. Il monopolio, va bene? Il monopolio, il ricavo marginale, proviamo? Ale resiste, oggi è in forma. Qui, total revenue uguale, no però per favore fate silenzio perché sennò mi stordite, 120Q meno Q al quadrato, marginal revenue uguale 120 meno 2Q, MR uguale MC,
MC uguale a 0, 120 meno 2Q uguale a 0, Q uguale 60, perché 120 uguale 2Q, 120 diviso 2, 2, viene 60, va bene? Q uguale 60. Siamo? Tuttavia, qual è la quantità che massimizza la signorina? Se non vede, vieni più avanti. Aspettate, ora vi faccio... La vostra compagna di classe ha fatto così. Vedo. No, a parte gli scherzi, non vergognatevi, vedete davanti se non vedete bene, dai. Allora, qual è il punto di massimo benessere sociale quando il prezzo è uguale al costo marginale? Vero? Quindi, Q quanto dovrebbe essere per massimizzare il benessere? Prezzo uguale 120 meno Q, quindi 120 meno Q uguale a 0, 120 meno Q uguale a 0, Q uguale 120. Siete tutti? La efficienza sociale, vi ricordate la regola? Il prezzo deve essere uguale al costo marginale, viene massimizzato il surplus. Ok? Siccome questo ha questo grafico, questa è la curva di domanda. Bene? No. È lineare. Questa è la curva di domanda. La curva di offerta è questa, perché senti, questo è il costo marginale, che è 0. Chiaramente se noi ci fermiamo qua a 60, questo è il surplus del consumatore più il profitto. E quindi questo triangolo qui è la perdita netta di benessere. Quindi noi dobbiamo, se vogliamo ottenere il massimo benessere sociale, ovvero massimizzare la somma di surplus, dobbiamo mettere il prezzo uguale a 0 e di conseguenza Q deve essere uguale, abbiamo detto, a 120. Mentre in monopolio la nostra Q qui è uguale a 60, va bene? È tutto chiaro? Avete dubbi? Se andiamo avanti con la lettura, vai. Qui e qui si scorre. Mm-hmm. Il prezzo dell'acqua. Il prezzo dell'acqua è una in una perfetta competizione. In un mercato di concorrenza. Cioè, perfetto. Dovrebbe essere quando il costo di marginale è zero. È zero. Clicca su, vai avanti. Ovvero il prezzo. Prezzo uguale al costo marginale uguale a zero, quindi quanti? Quantità 120. Oh mamma mia. Ma va, finisce la sera. Il prezzo e la quantità in un monopolio dovrebbe essere quando il profitto totale viene massimizzato. Quando il prezzo è uguale a 120 meno Q, quindi il ricavo marginale è 120 meno 2Q. E quindi il costo marginale è uguale a 0 è 60. Ora so cambiare, un casino. Quando il prezzo è 60, può bastare? No. Allora, prezzo e quantità, com'è che è? Offerta. Va bene in inglese, però. Non si è ancora dato in inglese. Com'è qui che... La quantità dell'acqua è 120 litri, ma produce soltanto 60 litri di acqua. Quindi come... No,
a posto passo. No, qual è l'esito? Dovrebbe aspettarsi i due monopolisti. Bene. Vai, la prossima. Vabbè, posso dire che è meglio. I due duopolisti potrebbero essere concordarsi con il monopolio. Su? No, è monopoli alta. Ah, ok. Quindi sulle uscite del monopolio. Potrebbero sulle fare uscite. La collusione. Quanto è il monopolio a quantità comune? Abbiamo detto? 60. Sì. 60. Quindi se siamo in due, per sapere che... Credo che tu ciascuno fa 30. Ah, 3. Io produco 30, tu produci 30. In questa maniera noi abbiamo il massimo profitto possibile, come se fosse un monopolio. Vedi, se tu non vedi questa slide, vedi? Tra le imprese sul mercato, circa le quantità da produrre o il prezzo da cambiare. Perché apparentemente loro potrebbero dire, facciamo tutte e due, quanto? Che prezzo facciamo tutti e due? Ah, e 60. Che prezzo non può? Ci mette d'accordo, io 60 e 60 da un modo non sgarrare. Ok? Vedi un po' cosa succede. No, e quindi può essere una collusione o un cartello. Ovvero un gruppo di imprese che agiscono all'unisono. Vai avanti. Nonostante gli oligopolisti vorrebbero formare dei cartelli e guadagnare su profitti di monopolio, a volte non è possibile. Le leggi di competizione proibiscono specifici accordi tra gli oligopolisti per motivo di politica pubblica. Competizione sono le leggi di tutela della concorrenza. Cartelli non sono stabili. Perché? Non sono perché in equilibrio. Non sono degli equilibri. Non sono degli equilibri. Non sono equilibri. Non sono degli equilibri. No, allora, tutto tuo. Cioè, cos'è un equilibrio? Si è sofferto tutto. L'equilibrio? L'equilibrio, cos'è l'equilibrio? La domanda è l'offerta, ma il punto d'equilibrio è il maggior profitto. Perché è un'uguaglianza? Attenzione, non confondete la massimizzazione con l'equilibrio. Punto d'incontro. Il punto d'incontro è la domanda e offerta. L'offerta. Ma in generale, no, quando uno va in bicicletta è in equilibrio. Certo. Oppure quando uno fa la verticale è in equilibrio. Pensavo dire equilibrio proprio in fisica. Quando le forze si vuole. Guarda, la somma delle forze. Questo non sta in equilibrio. Ok? Ovvero che tutte le forze conducono al mare ferro. Qual è l'idea di addormare l'offerta? Se la domanda è fluttuata rispetto all'offerta, devo il prezzo tenderà a salire. Adesso vado su. La domanda è facile che allora, in questo caso no, io non lo faccio. Non è un equilibrio. Cioè, dire, basta, mettiamoci d'accordo che produciamo 30. Cioè, scusate, produciamo 30 a testa, oppure facciamo tutto un prezzo di 30, no, di 60. Okay, questo qui non si mantiene stabile, questo accordo. Non rimane fermo. Ok, l'equilibrio per un oligopolio. Ecco, che vuol dire Nash? Il signore su quale ha fatto anche il film Beautiful Mind. Ok, l'equilibrio di Nash è una situazione in quale gli agenti economici interagiscono con altri. Quando interagiscono? Aspetta. Cioè con ciascuno scelgono. Sì, è la migliore strategia. Dando le strategie a tutti gli altri che hanno scelto. Che hanno scelto tutti gli altri. Vai avanti. Ok, vai a so che non lo vuole. Sinistra. Bello sinistra. Dai, su. Dai. No,
Due aziende, A e B. X uguale a 30, X più uguale a 30. Fino a qui. È un equilibrio. È un equilibrio di Nash. Allora. Tocca a me. Vai. Cos'era pi greco più? Il massimo profitto. Profitto. Di A. Di XA. XA. X più uguale a 30. Cioè ci chiediamo qual è il massimo profitto dell'azienda A? Sì. Dato, cioè qual è la quantità che massimizza il profitto dell'impresa A dato che XB produce 30. Ok? XA uguale 30 è un equilibrio nel senso massimizza il profitto di A della A. Allora noi cosa sappiamo? Che la quantità totale è data da XA più XB. E il prezzo è uguale a 120 meno Q meno la quantità, e il prezzo è 120 meno XA meno 30. Per quello che abbiamo fatto qui sappiamo che l'avversario è B, produrrà 30, no? Vedete? E quindi siccome torno indietro. E come si fa? Sì. A sinistra, no? L'ho pilotato. E mi va avanti. Mi va avanti però. Ah, vedi, noi si pigiava via. Okay. Ecco, lo vedi qui te. Cosa abbiamo fatto? Al posto di XB, che cosa abbiamo messo? XA meno 30. Ecco, sì, abbiamo messo. Allora, 120 meno Q. Al posto di Q abbiamo messo XA meno XB, ma noi sappiamo che l'impresa B produce 30. Okay. Quindi il prezzo è uguale a 120 XB. Meno 30, che è quella dell'altra impresa, meno XA. Quella di XA. Bene, questa è la curva di domanda. Ma scusa, ma non sarei detto che era 30 anche quella di XA? Ci siete tutti? Vedete, al posto di XB ho messo 30. Prova andare avanti. Ma all'inizio non avevamo detto che anche XA produceva 30? Ecco, noi ci stiamo chiedendo, bravo, noi ci stiamo chiedendo se XB produce 30. È giusto che produca 30 anche XA? È giusto che anche A produca 30? Okay. Allora noi facciamo un conto. Vedete, B è 90 meno XA. 120 meno 30 fa 90 meno XA. Quindi il ricavo marginale è 90 meno 2XA. Quindi il ricavo marginale è sempre il discorso prima. Massimizzato 90 meno 2XA uguale 0. Perché 0? Perché il costo marginale è quindi, che sia. Quindi non è vero, dovrebbe essere 45. Quindi non è vero. Clicca, infatti è quello che viene fuori. Vedete? C'è l'animale. Allora, che cosa succede? Se ci si mette d'accordo, se le due imprese si mettono d'accordo di produrre 30 a testa e l'impresa B produce 30, è interesse se abbaiavi, di l'impresa rispondere a produrre 30? No. No, perché se l'altra impresa produce 30, se l'impresa B produce 30, l'impresa A ha interesse a deviare. Ok, oppure anziché. Però all'inizio non doveva essere 60 in totale. Infatti, allora, le due imprese si mettono d'accordo e si mettono d'accordo per spartirsi il mercato e dicono: ma io produco 30 e tu produci 30. Ok, le imprese hanno interesse a mantenere, a rispettare questo accordo? Supponiamo che l'impresa B stia ai patti e produca effettivamente 30. L'impresa, dato che l'impresa B ha prodotto 30, ha interesse a rispettare l'accordo e produrre effettivamente 30? No, perché se l'altro produce 30, all'impresa A conviene produrre 30. Lo stesso ragionamento lo possiamo applicare all'impresa B. Se l'impresa A l'impresa B non ha interesse a rispettare i patti. Bene? Prova a vedere cosa c'è. Cosa fa? No, però perché l'azienda B non deve interesse a rispettare i patti?
torno indietro. Sì. Semplicemente perché siccome vedi queste due prese sono strette, se al posto di A mettiamo la B, se al posto di B mettiamo la A, se li mettiamo sarebbe qua. Se noi facciamo il conto, x A uguale 30, se x A uguale 30, qual è la migliore azione che può fare di 45? Di conseguenza questa forma di collusione di cui il cartello si produce un accordo, ok, non è un equilibrio, nel senso che se l'impresa A scende 30, dice che l'impresa B non scenderà 30, e se l'impresa B scende 30, l'impresa A non scenderà 30. Quindi un po' la prossima storia. E allora questo qui si chiama, diciamo, per fare, per studiare queste cose si usa la teoria dei giochi, che vuol dire le, potrebbe la parola chiave qui si usa le game theory, il gioco della teoria è lo studio di quante persone si comportano in una situazione strategica. Oh, strategica, questa è la parola chiave. La situazione, la decisione strategica la quale ciascuna persona decide quale azioni prendere deve considerare quanti come potrebbero rispondere a questa azione. Capite bene perché si chiama teoria dei giochi. Se voi giocate a Risico o altri giochi, ok. Si definiscono giochi non cooperativi quei giochi in cui i giocatori non perseguono dei fini comuni. Ognuno punta ad ottenere il massimo punteggio per sé, considerando però che la possibilità di guadagno di ognuno dipenderà comunque dalle scelte di tutti. Non necessariamente la vittoria di un giocatore non corrisponde alla sconfitta degli altri. Non corrisponda. Allora, poiché il numero delle imprese in un mercato di oligopolio è piccolo, ogni impresa deve agire strategicamente. Ho sbagliato. Ogni impresa sa che il suo profitto dipende non solo da quanto produce, ma anche da quanto le altre imprese producono. È chiaro, in questo caso da cosa dipende l'interazione? Da cosa dipende l'interazione strategica delle imprese? Dal fatto che P uguale 120 meno 1 e quindi il prezzo dipende da X A e da X P. Quindi il prezzo al quale l'impresa A può vendere i propri prodotti non dipende soltanto da quello che fa lei stessa, ma dipende dal comportamento dell'avversario. Ok? Se l'avversario decide di produrre 10, è chiaro che questa impresa potrà produrre molto, magari 50, non sappiamo. Ok? Quindi i profitti dell'impresa, se l'altra produce 10, il prezzo sarà molto alto e quindi questo comporterà un beneficio per lei. Se l'avversario produce molto, questo tende a fare con i prezzi e la riduzione dei prezzi influenza negativamente i ricavi. Quindi il mio avversario aumenta le quantità, io non faccio nulla e i miei ricavi scendono. Ok? E questo è l'interazione strategica. I miei guadagni dipendono non solo da quello che faccio io, ma anche da quello che fanno gli altri. Nel monopolio non è così, perché il mio guadagno dipende esclusivamente da quello che faccio io. Nella concorrenza perfetta non è così, perché il prezzo è dato. Io posso vendere tanto, posso vendere poco, anzi i miei concorrenti possono vendere tanto, possono vendere poco,
le decisioni dell'Iran, le decisioni dell'Arabia Saudita, produzione alta, alta massima, massima produzione. Quando l'Iran spendere 40, sì, l'Iran guadagna 40 milioni. Poi finisce ancora, e se la Arabia Saudita sceglie di fare un'altra produzione, allora la Saudita guadagna 40 miliardi. Ok, andiamo avanti. Bassa produzione. Bassa produzione di chi? Dell'Iran. No, attenzione. Dell'Arabia Saudita, sì. E alta dell'Iran, la camera del mercato, bene? Sì. Guardate da tutti, è chiaro che funziona. Qui l'Iran sceglie di produrre molto, nell'Arabia Saudita poco. Sì. L'Iran, ad esempio, guadagna 60 miliardi. Mentre l'Arabia Saudita 30 miliardi. Vai, un altro. Passa la pompa. Ah, passo. Immaginiamo che l'Iran 30 miliardi. No, attenzione. Ah, produca poco. Allora, vedetevi, non confondetevi tra il contenuto delle caselline e i nomi delle lettere delle colonne. Nelle caselline non abbiamo i guadagni. Mentre nei nomi delle righe delle colonne mettiamo in un certo senso le scelte, la scelta di produrre tanto e la scelta di produrre poco. Bene? Va. Quindi quando dovrà scegliere di produrre poco e la vaga salita? Tanto. L'Iran guadagna 30 miliardi mentre l'Arabia Saudita 60. Mentre sempre quando l'Iran sceglie di produrre poco, sempre poco, e i due prezzi si equivalgono. Guadagnano 50 miliardi. Ciascuno. Va. Allora, che cosa noi tra queste varie situazioni dobbiamo capire qual è l'equilibrio di Nash? Fate questo esercizio mentale. Qual è l'equilibrio di Nash? Come si fa a sapere qual è l'equilibrio di Nash? Cosa dobbiamo avere? Dobbiamo avere che nessuno dei due abbia interesse a cambiare idea. Torna. Quindi dobbiamo provare uno per uno. Ad esempio, no? Qui. Facciamo così, immaginiamo come si fa. Lo facciamo esattamente come abbiamo fatto prima. Bene. Cosa abbiamo fatto prima? Abbiamo detto, immaginiamo... ascoltate me. Immaginiamo che l'avversario produca 30. XB uguale a 30. Cosa mi conviene fare? Ok? Allora noi ora immaginiamo che l'Arabia Saudita produca una grande quantità. Bene? Cosa conviene fare all'Iran in questo caso? Se l'Iran sceglie una produzione elevata, quanto guadagna? 40. Se sceglie di produrre poco, quanto guadagna? 30. Quindi se l'Arabia Saudita sceglie di produrre tanto, l'Iran produce tanto. Va bene? Facciamo il contrario ora. Se l'Iran produce tanto, l'Arabia Saudita può produrre o tanto o poco. Bene? Se produce tanto guadagna 40, se produce poco guadagna 30. Quindi l'Arabia Saudita, se l'Iran decide di produrre tanto, ha interesse a produrre tanto. Questa sarà la miglior risposta alla decisione dell'Iran di produrre tanto. Qual è la miglior risposta dell'Arabia Saudita? Scusate, dell'Iran quando l'Arabia Saudita decide di produrre tanto?
Anche questa è produrre tanto. Questo qui è un equilibrio di Nash. Perché se l'Iran decide di produrre tanto, la migliore risposta dell'Arabia Saudita è produrre tanto. Se l'Arabia Saudita decide di produrre tanto, la migliore risposta dell'Iran è produrre tanto. Quindi se per qualche motivo strano, per caso, si finisce lì, nessuno dei due ha interesse a cambiare la decisione. Invece nel caso di prima cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto scegliamo la produzione 30-30. Uno delle due ha interesse a cambiare la posizione? Sì, abbiamo visto che conveniva produrre 45. Ok? Guardiamo quegli altri casi. Per esempio, se guardiamo questo caso qui. Prendiamo la decisione dell'Iran. La decisione dell'Iran, dato che l'Arabia Saudita ha scelto, perché data la scelta degli altri, ha scelto di produrre tanto, per l'Iran è ottimale produrre poco? No, perché se producesse tanto, anziché 30 milioni, 30 miliardi, guadagnerebbe 40. Quindi non è un equilibrio di Nash. Potrebbe essere che sia per uno rimanere lì, conveniente, per l'altro no. In questo caso è uguale perché è completamente simmetrico, lo vedete? Le cifre sono uguali per tutte e due. Guardiamo ora quest'altro. Quindi volendo si può andare a vedere uno per uno. Guardiamo questo. Questo che cos'è? È il caso un po' simile al monopolio, a un cartello, a un accordo. Tutti e due producono tanto. È la situazione in cui il guadagno è massimo... Scusate, producono poco. Quindi questi qui guadagnano un sacco di soldi. Vedete? 50 contro 40-40, ad esempio. È un equilibrio di Nash? Vediamo. Se l'Arabia Saudita decide di produrre poco, ok? Produrre poco è la miglior decisione possibile per l'Iran? No. Perché all'Iran converrebbe... Scusate, ho sbagliato. Noi abbiamo preso, scusate, è così. L'Iran guadagna 50, ma dato la bassa produzione dell'Arabia Saudita, all'Iran converrebbe produrre tanto e guadagnare 60 miliardi anziché 50. Esattamente come il caso che abbiamo fatto con 30 e 45. Va bene? Chiaro a tutti? Allora, esattamente, però diciamo, immaginiamo di trovarci qua, bene? Questo è un equilibrio di Nash, ovvero entrambi hanno interesse a rimanere lì, ovvero qualcuno ha interesse a deviare? Sì, perché se l'Arabia Saudita sceglie di avere low production, bassa produzione, all'Iran non conviene scegliere poco e guadagnare 50 miliardi. Ma conviene produrre tanto e guadagnare 60 miliardi. Bene? E la stessa cosa noi la possiamo vedere dall'altro lato. Ovvero noi possiamo dire l'Arabia Saudita ha interesse a mantenere una produzione bassa se l'Iran sceglie di produrre poco? No, perché l'Arabia Saudita potrebbe produrre tanto e guadagnare anziché 50 60. È chiaro? Quindi questo non è un equilibrio di Nash. Quindi l'unico equilibrio è quello in alto a sinistra. Vedete? E le imprese avrebbero convenienza. Attenzione, come lo definiamo questo equilibrio? Non lo dobbiamo definire 40-40, ma lo dobbiamo definire alto-alto. Okay, prima l'abbiamo prima abbiamo detto 30-30. 30-30 è un equilibrio, ma 30-30 cosa? Le quantità prodotte. È come se questo fosse 30-30. Ok? 30-30 è la produzione che facevano. È un equilibrio di Nash che le entrambe imprese producono 30 litri d'acqua? No. Perché?
se un'impresa ha interesse a produrre 30 litri d'acqua, produce 30 litri d'acqua, l'altra impresa ha interesse a deviare e produrne 45. Bene, quindi state attenti, l'equilibrio descrive le azioni, meglio dopo vedremo le strategie, dei due giocatori, ottimali dei due giocatori, e non i guadagni. Quelli dentro sono i guadagni, quelli che si chiamano in inglese payoff. Payoff. Va bene? Quindi, l'unico equilibrio è quello in cui entrambe le due nazioni producono una produzione elevata. Ok? Mentre sarebbe interesse di entrambe le due nazioni mettersi d'accordo e produrre meno. Non per nulla c'è l'OPEC, ovvero il cartello dei produttori petroliferi. Ok? E i cartelli hanno questo problema. Cioè ci si mette d'accordo per produrre poco, però è sempre interesse di qualcuno deviare. È chiaro che se sono due ci si accorge facilmente chi devia. Ok? Perché da cosa ci si accorge se si devia? Chiaramente non tanto dalle quantità, ma da cosa succede ai prezzi, ai guadagni, ma i guadagni dell'impresa non è che l'Arabia Saudita vede i guadagni dell'Iran, delle compagnie della compagnia, ok? Però si vede cosa succede ai prezzi. Se le imprese decidono di avere delle quantità e queste quantità loro si aspettano che il prezzo sia 40 dollari al barile o 50 dollari al barile, se improvvisamente il prezzo va a 35, evidentemente c'è qualcuno che sta deviando dall'accordo, che sta producendo di più, ok? Allora, quindi l'equilibrio di Nash è high high, alto alto. È chiaro? La cooperazione è difficile da mantenere, perché non sempre cooperare è nel migliore interesse del giocatore individuale. Bene? A voi tocca, vero? Ecco. Anche a te, anche a lui non l'ha letto. Vero? Anche a te tocca, eh? Vieni. L'autointeresse per fare rende difficile l'oligopolio per mantenere l'esito cooperativo, no? Con produzioni scarse, diciamo. Bassa, prezzi alti e profitti di monopolio. Del monopolio, sì. Ok, praticamente come stanno i gruppi dall'egoismo, l'autointeresse. Quindi il perseguire l'interesse individuale fa sì che sia difficile mantenere gli accordi con la produzione bassa, prezzi alti e profitti di monopolio. La prossima fece? Equilibrio dell'oligopolio. Oligopolio, vai avanti. Quando le imprese in un oligopolio individuali scelgono la produzione per massimizzare i profitti. Producono quantità di output maggiori rispetto al livello di produzione del monopolio e minori rispetto al livello di produzione della concorrenza. The price of il prezzo dell'oligopolio è più basso del prezzo del monopolio, perfetto, ma migliore del prezzo di competitivo, più grande del prezzo di concorrenza, che è uguale al costo marginale. Allora, cosa abbiamo? Vedete, perché abbiamo questi due estremi. Abbiamo l'estremo del monopolio e l'estremo della concorrenza perfetta. Il monopolio è il prezzo più alto di tutti e la quantità più bassa di tutti. La concorrenza è il prezzo più basso di tutti, la quantità più alta di tutti. In oligopolio, come vedremo, ci sarà una situazione intermedia. Ecco.
Vedete com'è? È la stessa cosa di prima. Advertise cosa vuol dire? Far pubblicitare oppure non far pubblicitare. Ok. Più. No. Però il no. Comunque vale la pubblicità. Applicato perché. Andiamo. Un so come si fa. Con la freccettina. Sì, collina a sinistra e là. Sì, sì, allora, cosa vediamo questa cosa qui? Poi ve lo faccio scrivere. Prima guardiamo insieme. Possono decidere entrambe di fare. Di fare pubblicità. E guadagnano ciascuno 3 dollari. Miliardi. Ma pure possono? Malboro non fa pubblicità e Camel sì. E Camel sì? Cosa succede? Che Camel guadagna 5 miliardi e Malboro 2. Vai avanti. Il contrario, Malboro guadagna 5 miliardi facendo pubblicità. Ok, ora non andare avanti. E cosa succede se nessuno dei due fa pubblicità? Cioè, ecco, guadagnano, cosa succederà? Guadagnano 4 miliardi tutte e due. Guadagnano 4 miliardi o di più, non lo sappiamo. Perché? Perché si dividono comunque le quote di mercato. Però non spendono i soldi. Per la pubblicità. Per la pubblicità, vediamo. 4 miliardi. Vado avanti. Vai, vai. No, l'ho visto. Vediamo che cosa sono queste, la decisione della Shell, è la decisione della BP, della British Petroleum di scavare. Un pozzo. Come? Un pozzo di petrolio. Allora, la BP possono decidere di scavare due pozzi o un pozzo di petrolio, così di almeno. E per gli altri due pozzi o un pozzo. Allora, in questo caso tutte e due decidono di scavare due pozzi e entrambe guadagnano 4 milioni di dollari di profitto. Poi la Shell decide di scavare uno solo e invece la BP 2. In questo caso la Shell guadagna 3 milioni e la BP 6. E viceversa, la Shell ne guadagna 6 e la BP ne guadagna 3. E se tutte e due invece decidono di scavarne uno solo, guadagnano 5-5. Perché chiaramente il prezzo, ok? Quindi non per il prezzo, quindi non è che risparmiano sulle spese di pubblicità, ma semplicemente. Cioè, scusate, per il costo, per considerazione di costo, ma perché spunteranno un prezzo più elevato. Il prezzo del petrolio sarà più elevato quando c'è meno. Guardate la corsa agli armamenti, Iran e Israele. Allora, entrambi si armano, Israele si arma e l'Iran si disarma, e quindi l'Iran è a rischio e debole, Israele è sicuro e potente, viceversa, oppure sono entrambi safe. E qui converrebbe in teoria disarmarsi e stare tutti e due safe. Però se disarma, non è un equilibrio. Non è un equilibrio perché se l'Iran fa disarm a Israele conviene armarsi, ok? Quello che si vede, no, nella guerra ora in Ucraina. Quindi, come vedete, cioè, sarebbe interesse di entrambi collaborare, però se uno collabora quell'altro ha interesse a l'autointeresse dell'avversario, non so, o dell'altro partecipante al gioco fa sì che questo non sia un equilibrio. E allora questo qui è il famoso dilemma del prigioniero che vediamo dopo la pausa.